Buonasera a tutti ragazzi e ragazze, buon sabato, siamo qui per continuare a testare la nostra motherboard con il SysTclone del 1983. Come vedete io ho smontato tutte e tre le ROM, se ricordate della puntata precedente avevo fatto il test con la multi-cartridge, la quale sostituisce le ROM, in particolare quella del kernel, e infatti vi faccio vedere che, come abbiamo visto nella puntata precedente, il test parte. Avevo sostituito il secondo chip della RAM e a un certo punto è partito il test con il detest, ecco. Ma non siamo qua a ripeterlo tutto il test. Come vedete, ho eliminato le ROM, ma con la cartuccia il test comunque parte. Non ha bisogno delle ROM per partire, perché va a sostituirsi proprio in particolare la ROM del kernel, ma non utilizza neanche la ROM dei caratteri. Allora, ecco qua le tre ROM, ROM Basic, ROM Kernel e ROM dei caratteri, con le rispettive sigle marchiate Commodore. Ecco qui che ho recuperato Teleprom, un po' più moderne, diciamo, almeno degli anni 90, che hanno lo stesso pinout. Sono le 27HC 900... 900... Io mi sono dimenticato. Eccolo qua, vedete. 916 mi pare. Comunque vi lascio poi nel link dove lo recuperate, lo conquistate. Su eBay già programmate, perché o serve il programmatore che ha il pinout per queste memorie, oppure si fa un adattatore per programmarle. Adesso andiamo a provarle. Andiamo a provarle sostituendo solamente, ecco, a questo punto eliminiamo la cartuccia del detest. Mettiamo che la presunta ROM funzionante del Basic e la presunta ROM funzionante del set di caratteri. E secondo me, visto che non partiva la cartuccia di gioco tipo Batman o questa che ho fatto di Mazinga Z, che hanno bisogno del kernel, ho supposto che tutto il resto funzionasse, il problema fosse proprio la ROM del kernel, che adesso andiamo a sostituire con questa EEPROM programmata proprio con il kernel. Accendiamo. Oh, perfetto. Come potete vedere, il Commodore 64 è partito in tutto il suo splendore. Chiaramente adesso non ho collegato tastiera, quindi non so se il resto va, però è partito, funziona con tutta la RAM. Cursore lampeggiante, perfetto. Adesso praticamente abbiamo questa configurazione con le sue due ROM originali e la EEPROM del kernel. Ma io a questo punto, visto che ho acquistato tutto il set di EEPROM, vado a sostituirle e vado a piazzare anche dei dissipatori dove serve. Non sull'EEPROM, perché queste, a differenza delle ROM, essendo HCMOS, consuma meno e scaldano praticamente niente, praticamente lo scaldano. Quindi andiamo a spegnere ancora e togliamo le due ROM caratteri e Basic. Andiamo a inserire
tutte quante le pro. Perfetto, sono giuste, occhio alla tacchetta, il pin 1 è di qua, in questa posizione, verso quella direzione. Accendiamo ed ecco qua che funziona. Funziona anche con le EEPROM. A questo punto io andrei a fare una bella cosa. Allora, andrei a spegnere, ad esempio, inseriamo, vediamo se riesco a... Farvi vedere, andiamo a inserire questa cartuccia che avevo fatto con una EEPROM 27C 128K 27C, non mi ricordo la sigla, va bene, la 128K. Andiamo a inserirla. E questa, ecco che è partito. Ocean. Ha bisogno praticamente del kernel per partire, perché non va a sostituirsi. Ma così possiamo provare il joystick, l'audio, il video, tutto quanto. Perfetto. Ma io non sono un gamer, per cui non lo conosco neanche Batman, perché ho fatto questa EPRO, ma chiaramente non sono pratico. Però funziona. Bene, ma adesso andiamo a fare una bella cosa. Ovviamente, guardate, spegniamo prima di far guai e andremo a mettere due cose: una, i dissipatorini che vi dicevo, e poi per future proofing, come dicono gli inglesi, metterei questi pic transor di protezione sulle due 5 volt d'alimentazione. E diciamo, inserire i dissipatorini è molto semplice. I transor in questa seconda parte del video magari ve lo farò vedere. Ecco, andiamo ad esempio a piazzare un dissipatorino sul processore, prendiamo un po', così i componenti che sono soggetti a scaldare di più dovrebbero avere vita più lunga. Ecco, la PAL, che anche lei scalda dopo magari ore di gioco. I due, ah sì, il SID, ovviamente il SID, il VIC2 è qua all'interno, ma è già ben dissipato da questo, per cui dalla scrematura non c'è bisogno, a mio avviso. Le versioni che non hanno la schermatura io glielo metterei, anche se sono già CMOS probabilmente, o comunque NMOS scalda meno. E i due CIA. Ok, direi che come abbiamo detto le pro non ne ha bisogno. Perfetto. A questo punto, nella seconda parte del video, andremo appunto a mettere i transor.
Eccoci qua, come vedete ho montato sul regolatore due piccoli transistor, uno qui e uno qui sul condensatore per le due alimentazioni, la 5 volt del VIC2 e la 5 volt di tutto il resto che arriva dall'alimentatore, dal connettore lì. Infatti, accendendo comunque. Per proteggere, ecco, ho montato dei transistor che sono praticamente apposta per proteggere i regolatori SMB J5.0A. Ma andiamo a vedere che è partito. Mazinga Z! Ho inserito la cartuccia. Ottimo gioco che è uscito nel 2018 per il DC64 per il regolatore, ma io ho fatto la ROM, la EEPROM, come vedete. Ho programmato lì la EEPROM. Così lo collaudiamo. E poi ovviamente questa nuova scheda del Commodore 64 la monterò in questo case. Che arrivano i due mostri. Che distruggono la città. E arriva. Mazinga. Purtroppo adesso non avendo anche i tasti della tastiera non posso usare tutte le armi. Ecco il pugno volante, l'ho seccato. Va bene, e tanto la mia telecamera si sta incrinando, va bene comunque. Gli occhi laser, ecco, l'ho seccato, è tornato anche il pugno. Buona serata a tutti, alla prossima vi farò vedere magari un po' il Commodore 64 finito, un po' di gameplay di Mazinga. Buon sabato a tutti.